Questo tutorial è dedicato a tutta la parte del menu aggiornata all'ultimo firmware che si trova sul drone. Il firmware che abbiamo è il 5.2.1000 per quanto riguarda il remote controller e per il drone è il 10.00.0608 con l'app aggiornata alla 10.0717. Approfitto per fare questo tutorial perché così parliamo di questo radiocomando, l'RC Plus, che ci permette di avere un sacco di informazioni e un sacco di pulsanti, sia diciamo touchscreen nel suo monitor da 7 pollici, sia fisici come i pulsanti alla nostra sinistra dello schermo, chiamati left 1, left 2 e left 3, quindi L1, L2, L3, e sulla parte destra del monitor, e sulla parte destra del monitor right 1, right 2 and right 3, quindi R1, R2 e R3. Questi pulsanti sono collegati con delle piccole lineette, se vedete sullo schermo, con dei piccoli pulsanti che vado a toccare adesso in questo momento, che non sono pigiabili sul monitor, ma sono collegati, vedete, L2, questo sarebbe l'L3, questo sarebbe l'R1, questo sarebbe l'R2 e questo sarebbe l'R3. Non posso pigiarli a monitor i pulsanti, sono solo fisici. Perché DJI ha fatto dei pulsanti fisici? Perché questo radiocomando, essendo un IP55, può stare sotto l'acqua e se ci fossero dei problemi, appunto, che non si riesce ad utilizzare il touchscreen causa intemperie, abbiamo dei pulsanti fisici che fanno lo stesso lavoro del touchscreen. E sono molto comodi da utilizzare, però possono essere anche utilizzati in maniera differente. Diamo un'occhiata a tutto il menu partendo dall'alto. Allora, se clicco il pulsante più in alto a sinistra, rientro nella modalità, diciamo, iniziale dell'Enter Camera View. Quindi la prima cosa che posso vedere è questa. Subito a destra abbiamo il pulsante per vedere come è lo stato del nostro drone, che in questo momento è normale. Ancora più a destra abbiamo le modalità di volo. In questo momento siamo su N-Mode, Standby. Prendendo la radio in mano, come si dovrebbe fare, quindi tenendo i pollici sugli stick, troveremo che il dito indice della mano sinistra si appoggia comodamente su una levetta a tre posizioni, dove la prima è N, la seconda è S, ovvero lo Sport Mode, e la terza è F, ovvero il Tripod Mode, quindi la modalità più lenta di tutte quante. In quale modalità dobbiamo volare noi per avere il levitamento degli ostacoli attivo? In T Mode, quindi in F, oppure in N Mode, che è il Normal Mode, con tutto attivato. Evitiamo di volare in Sport Mode con questo mezzo, perché non, cioè, se vogliamo correre, compriamo un drone fatto apposta per correre, magari un drone FPV, e ci divertiamo anche di più. A fianco, sulla destra, abbiamo il simbolo dell'RTK, che è segnato in grigio, quindi non è attivo, e il numero di satelliti attivi, che sono appunto 17 in questo momento. Già da questo menu possiamo comunque anche andare ad attivare l'RTK. A fianco ancora abbiamo l'RC, quindi la, diciamo, qualità di segnale che abbiamo per il nostro RC, che in questo momento è strong. A fianco abbiamo ancora le batterie, batteria numero 1 al 36%, batteria numero 2 al 37%, il voltaggio e la temperatura delle singole batterie. Andando ancora sulla destra abbiamo un menu multiplo che ora andremo a sviscerare. Se avete già utilizzato la DJI Pilot 2, vedrete che in questo momento l'applicazione è stata aggiornata, perché tutta questa sezione qua sulla destra una volta stava qua sulla sinistra e qualcosina effettivamente è cambiato. Comunque, visto che appunto è stato questo cambiamento, ho il piacere di darvi questo tutorial nuovo per un ripasso generale. Allora, come funziona questo menu? È un sottomenu all'interno del quale ci sono i settaggi di volo, ci sono la gestione dei sensori, ci sono la gestione del radiocomando, le informazioni sulla trasmissione delle immagini al drone, la gestione delle batterie, la gestione del gimbal, la gestione dell'RTK e dei satelliti e infine un settaggio generale con altre informazioni ulteriori. Partiamo dal primo, Flight Settings. Abbiamo delle informazioni abbastanza importanti sotto Control e sotto Assist. Ok, sono due macro menu. Il primo ci dà le informazioni sugli on point, aircraft location set as home point, che può essere appunto sul drone o sul radiocomando. Abbiamo la possibilità di attivare o disattivare i multiple flight mode. Se noi andiamo a disattivare questo multiple flight mode e ritocchiamo di nuovo quel pulsante che vi ho detto prima a tre posizioni, vedete che mi dice cannot switch flight mode, turn on flight multiple flight modes to enable AT and sport mode. Noi in questo momento teniamo attivo questo multiple flight mode e ovviamente lo teniamo in T, S e N, che sarebbe tripod, sport e normal. ASN sta per AT, sport e normal. Se noi andiamo a pigiare ci dà una bella schermata di informazioni, di attenzione, perché se noi lo spostiamo su AT vuol dire che andremo a togliere tutti i sensori
andremo a togliere il GPS, quindi disabiliteremo il GPS e manterrà semplicemente l'altezza, ma scivolerà con il vento. Quindi se noi togliamo le mani dal radiocomando, a seconda del vento il drone si sposterà da una parte piuttosto che dall'altra. Non ho intenzione di attivare questa modalità, almeno se non siete esperti, ma veramente esperti nel volo, soprattutto con droni come questo M30T, che insomma non è un drone da 1000 euro. RTH Altitude, la scelta dell'altezza del ritorno a casa, ricordatevi che era anche all'interno della pre-flight checklist il ritorno a casa, quindi possiamo tranquillamente gestirlo da qua, 45, vedete. Ma nuovamente tornando qui, ecco che si è aggiornato ed è diventato, come vedete qui, 45 metri. Cosa è la massima altitudine? L'avevamo appena spostata a 200 metri perché eravamo saliti su una collina spiegando come funziona il telemetro laser. Se non avete visto il tutorial del telemetro laser, andate a vedervelo perché è molto interessante. Distanza limite, possiamo impostare una distanza limite o non impostarla. Stato dei sensori, possiamo vedere che l'IMU ha appunto i sensori che sono tra il verde e il giallo, quindi vanno bene. Il compass ha i sensori completamente sballati in questo momento perché siamo vicini a una fonte magnetica, una fonte metallica che sta dando fastidio alla bussola. Per la calibrazione l'IMU va fatto a banco in una temperatura di sotto i 20 gradi, 18-20 gradi, se lo mettiamo sopra inizia a darci dei problemi, quindi evitiamo, e deve essere fatto in bolla su un piano, appunto, non per strada, fuori, all'aperto, facciamolo a banco. Mentre il compass può essere fatto tranquillamente all'esterno, e magari vi metto qui un altro pezzo di tutorial che ho già fatto, ma è molto semplice. Facendo calibrate compass vi dà delle informazioni di rotazione del mezzo in un verso piuttosto che nell'altro, e poi vi dà il fatto che appunto è andato a buon fine. RTH altitude, dicevamo, maximum altitude, return gain and expo tuning. Non vi consiglio di toccare queste informazioni, sono appunto le gestioni del radiocomando, quindi degli stick del radiocomando, dei due stick per andare yaw, pitch, roll e throttle, che vi permette di andare a velocizzare o a rallentare il radiocomando. Abituatevi ad utilizzarlo com'è perché è fatto già bene così. Signal lost, cosa succede se perdiamo il segnale? Ritorna a casa, oppure può il drone ritorna a casa, oppure può atterrare nel posto, oppure può stare in hovering, cioè fluttuare e rimanere lì fermo in aria senza più muoversi. Il mio consiglio, se siamo all'aperto, utilizziamo un return to home. Se invece fossimo al chiuso, la cosa che consiglio a tutti è di evitare il return to home, perché vorrebbe dire che sale all'altezza che abbiamo battezzato, ovvero di 50-45 metri, e torna nel punto home. Se siamo all'interno di uno spazio chiuso potrebbe creare dei problemi, perché se non abbiamo un 45 metri di tetto potremmo avere appunto dei problemi con il tetto stesso. A parte le battute, non avrebbe la possibilità neanche con i satelliti di gestirsi all'interno di uno spazio chiuso, quindi la soluzione sarebbe land, perché atterrerebbe nel punto una volta che ha perso il segnale, o hover magari se non può atterrare perché, che ne so, siamo all'interno di una piscina e dobbiamo fare dei voli sopra l'acqua della piscina, quindi abbiamo bisogno che il drone non vada giù se perde il segnale, ma semplicemente che rimanga in hovering. Return to home comunque è quello che consiglio maggiormente. Lasciamo questo switch acceso perché migliora appunto l'efficienza aerodinamica del drone. Andiamo avanti per vedere quali sono i GNSS da attivare. In questo caso li teniamo tutti, sia Galileo, sia Beidou che GPS. Quindi sì, tutti i satelliti disponibili. E ok, fatto questo menu. Assist. Nella sezione Assist ci mostrerà il viaggio di ritorno a casa attraverso un'immagine tridimensionale, e ci mostrerà anche il punto di atterraggio sulla mappa quando la telecamera verrà abbassata verso il basso. Molto semplice. Find My Drone ci dà le coordinate del drone dell'ultimo punto in cui l'abbiamo visto. Torniamo indietro. Ci spostiamo nella sezione 2, ovvero la sezione dei sensori di evitamento degli ostacoli. Che cosa deve fare il drone quando trova un ostacolo? Può rallentare, può frenare o può non funzionare. Ovviamente io vi consiglio di tenerlo nel freno per potervi permettere appunto di evitare di schiantarlo contro un muro o contro le persone se state quando state lavorando. Quindi brake vi dà le informazioni sui sensori orizzontali, sui sensori sopra e sui sensori sotto. Io li ho impostati per il warning distance a 20 metri circa, tutti quanti. E mentre non ho toccato il braking distance, il momento in cui effettivamente si ferma e non arriva più verso di noi, è 3 metri, quindi non arriva più vicino di 3 metri a noi il drone in orizzontale, in verticale verso l'alto, mentre in verticale verso il basso arriva fino a 0,7 metri, ok, quindi si avvicina un pochino di più. Ok,
Enable Position Visioning, abilitiamo i sensori verticali per avere una visione migliore per l'atterraggio e soprattutto manteniamo anche attivo il Precision Landing, che è un'altra comoda e utile applicazione che permette al drone di visualizzare con precisione il punto di atterraggio per poter fare un atterraggio ancora ulteriormente più preciso. Ci spostiamo sul terzo menu, quello del radiocomando, dove vediamo che abbiamo due controller. Noi ne abbiamo solo uno, qui in questo momento non possiamo passare al controller B, quindi rimaniamo sul controller A. Abbiamo la possibilità di gestire gli stick in modalità 1, modalità 2, modalità 3 o anche andare a customizzarli. Rimaniamo in modalità 2 perché è quella che abbiamo imparato, è il 90% dei piloti in modalità 2, ma comunque è quella che durante i corsi che faccio con FlySmart e FlySmart Business è la modalità di volo che utilizzo. Remote Controller Calibration, se il drone o la radio dessero dei problemi, c'è la possibilità di calibrare sia il drone, sì, ma anche la radio. Non è il momento di andare a calibrarlo perché comunque bisognerebbe appunto andare a spegnere l'aircraft, il drone, e posso customizzare i vari pulsanti della radio. Ho customizzato alcune cose, si possono selezionare vari utenti con varie customizzazioni. Il mio parere è tenete un'unica customizzazione così tutti quanti volate nella stessa maniera. Il pulsante C1 ricentra il gimbal. Il pulsante C1 è il pulsante che trovate, sempre tenendo la radio in mano nella maniera corretta che vi ho insegnato, trovate sotto il dito anulare o medio a seconda di come tenete la radio, comunque sinistro, ok? Quindi il pulsante che trovate dietro esattamente allo stick di sinistra semplicemente va a ricentrare il gimbal nel momento in cui è decentrato. Vi faccio un esempio pratico, esco un attimo, in questo momento sono nella modalità FPV, quindi devo entrare nella modalità camera. Dov'è la modalità camera? Diamo un'occhiata un po' al monitor dove c'è scritto. Sulla destra, sulla parte right dello schermo, abbiamo R1, R2, R3, vedete che c'è cam sull'R3, possiamo pigiare o il pulsante R3, come ho fatto in questo momento, oppure possiamo pigiare direttamente il simboletto della camera, che pigiandolo, vedete, ripassa in R3. Appunto in camera. Automaticamente si sono cambiati tutti i pulsanti L1, L2, L3 e R1, R2, R3. Hanno preso delle altre informazioni. Cioè in questo momento se torno in FPV, vedete, ho delle informazioni sui pulsanti. Se torno in camera, ho delle altre informazioni su tutti i pulsanti. Dicevamo il gimbal. Abbassando con la telecamera con la rotella che abbiamo sul indice della mano sinistra, andiamo ad abbassare o ad alzare il gimbal. La rotella che abbiamo sull'indice della mano destra, la rotella superiore perché ne abbiamo due in questo momento, ci permette di fare il pan della telecamera a destra e a sinistra. Ma se io sto volando e mi trovo in questa condizione, chiaramente la visuale corretta sarebbe quella FPV, cioè davanti. Per volare in questa condizione devo assolutamente ricentrare il gimbal. Quindi grazie al pulsante che troviamo sotto il medio o l'anulare della mano sinistra, viene ricentrato il gimbal. Il pulsante che invece troviamo sotto alla mano destra, ipotizziamo di spostarci nuovamente in questa maniera, pigiando il pulsante sotto medio o anulare della mano destra, ricentra solo il gimbal pan, cioè non ricentra il tilt della telecamera. Spero vi sia chiaro, ma è molto intuitivo. Ok, andiamo avanti. Ho attivato anche un pulsante C3, che non è così facile da trovare, perché ogni volta lo cerco a fatica, bisogna un attimo abituarsi, ma è sotto, sempre con l'indice della mano sinistra, sotto alla rotella, con l'indice della mano sinistra andiamo a toccarlo, ed è l'attivazione del beacon, cioè della lampada superiore e inferiore, che di notte è così comoda e ci permette di attivare questo visualizzatore, questa luce luminosissima che ci permette di vederlo praticamente dappertutto. Abbiamo anche un pulsante C4, che in realtà non è un pulsante ma è una rotella, che è sotto alla ruota, diciamo, del indice destro della vostra mano, che vi permette di zoomare nel momento in cui siamo nella modalità zoom. Come sono entrato nella modalità zoom? L2. Non imparate a memoria gli L e gli R, ma leggete a monitor. Vedete che c'è scritto in qui infrared, IR e zoom. Se io clicco su zoom, passo su zoom, è già zoomata la telecamera. Io semplicemente con il C4, quindi con l'indice della mano destra, posso zoomare fuori o zoomare dentro fino a un massimo, abbiamo detto, di 200x. Ok, e poi chiaramente con la rotella superiore invece posso andare a dare di pan con la rotella sinistra o di tilt con la rotella destra. Quindi magari adesso mi alzo. Trovo
troppo zoomato, faccio fatica a capire dove sono, quindi esco un po' dallo zoom sempre con la mia rotellina. Ok, ipotizziamo di posizionarci qua, che ha più senso, e zoomiamo. Utilizzo spesso questo zoom? Sì. Utilizzo spesso questa rotella? No. Perché dico che non utilizzo questa rotella? Perché è molto, molto, molto più comodo utilizzare un altro metodo, quello dei pulsanti, ovvero se vediamo sempre sulla sezione R, right, abbiamo un più e un meno sulla R1 e R2. Se io li pigio, invece che utilizzare una rotella che è infinita, possiamo utilizzare questo escamotage, ok? Ottenendo lo stesso identico, la stessa identica soluzione. Ok? Bene. Proseguiamo con i menu, ritorno nella camera wide. C4 abbiamo detto zoom, poi c'è il 5 di button, ovvero il pulsante che sta a fianco al R1, R2, R3, che è un pulsante che dà 4 direzioni, perché è un joystick, destra, sinistra, avanti, indietro, e dà anche un click centrale. Quindi ci sono 5 possibili utilizzi dei vari stick. Se non sapete bene dove sono, vedete che comunque c'è un bellissimo disegno in ogni sezione che vi dà e vi descrive esattamente dove si trovano questi pulsanti, se non lo avete capito dalla mia spiegazione. Abbiamo possibilità anche di fare combo di bottoni, ma non ho attivato nulla, potete attivarli insomma se sentite la necessità di farlo. Ok, torno indietro, non andiamo a linkare il radiocomando al drone perché è già linkato, ci spostiamo in HD per vedere come funzionano le frequenze, 2.4 e 5.8 GHz. In realtà noi utilizzeremo un dual band perché lasciamo fare al drone il suo sporco lavoro di gestire la trasmissione tra lui e la radio. La potenza del segnale ed eventualmente anche la possibilità di andare a customizzare la banda in cui vogliamo andare a lavorare, la banda più libera, non lo uso spesso perché è molto bravo il drone a gestire la banda più libera, però insomma sappiamo che c'è anche questa opzione qua. Io solitamente lavoro in automatico e vedete che lui prende la fascia che più gli interessa. E ok, qui ci sono tutte le informazioni automatiche, torniamo indietro. Ops, troppo. Batteria, totale della batteria 30% in questo momento, batteria di destra e batteria di sinistra hanno informazioni differenti chiaramente. Si scaricano in una decina di giorni, dettagli delle singole batterie, delle 6 celle, una dietro all'altra. Ritorno a casa automatico, furbo, smart, sveglio, intelligente, quando l'aircraft tornerà, quando gli rimarrà la batteria, abbastanza batteria solo per ritornare a casa. Cioè se siamo in una condizione che il drone non ce la fa più e deve tornare a casa a tutti i costi, lui per fortuna torna a casa a tutti i costi. Customize battery warning, qui abbiamo la gestione delle criticità al 10% per la critica, la low critically diciamo, quindi che torna a casa in automatico, e il low invece è il primo avvertimento a 25, che è quando voi dovete cominciare a tornare a casa. Time battery self discharge l'abbiamo impostato a 9 giorni per ora, e poi vabbè come sta lavorando la batteria in questo periodo. Gimbal settings, possiamo gestire il gimbal in questa maniera, questo è il massimo gimbal 1 pitch axis endpoint e fino a giù. Possiamo estendere il gimbal ulteriormente, cioè andare oltre i 90 gradi. Consiglio? Non usiamolo perché a noi interessa spesso e volentieri andare zenitali, quindi teniamolo spento questa modalità di gimbal appunto. E, poi gimbal tilt smooth start stop, maximum gimbal tilt speed, gimbal pan smooth start stop e gimbal maximum gimbal pan speed sono le velocità di movimento delle nostre due rotelle che troviamo qua. Abituatevi con queste perché mi sembra che abbiano scelto un buon metodo di velocità e direi che insomma per l'utilizzo che ne facciamo da un punto di vista professionale vanno benissimo. RTK, Precision, Precise Positioning Settings, possiamo attivare anche da qua l'RTK. Vi ricordate che potevamo anche attivarlo da qui, ma si può attivare anche dal singolo menu chiaramente. Possiamo gestire il Maintain Positioning Accuracy Mode, quindi teniamo un accurato posizionamento quando abbiamo attivato l'RTK, ce l'ha appena detto anche la voce della signorina di DJI. Select RTK Service Type, se abbiamo una stazione a terra possiamo decidere di avere un DRTK2 Mobile Station o un Custom Network RTK, perché magari abbiamo un RTK non della DJI per forza di cose ma di terze parti, possiamo andare ad utilizzarlo, il paletto d'RTK, e queste sono tutte le informazioni dell'antenna che verranno trasmesse poi a terra. Ok, anche qui abbiamo l'RTK base station eventualmente con le informazioni del low battery warning nel momento che andiamo ad utilizzarlo. Passiamo all'ultimo dei 1000 menu, quello dei common settings, dove possiamo scegliere che tipologie di mappe utilizzare. Utilizziamo l'automatico perché se trova le AMAP utilizzerà le AMAP, se trova le map tiler utilizzerà le map tiler.
Show Flight Trajectory, assolutamente sì, perché nel momento in cui ci troviamo all'interno, oggi non ho ancora voli effettuati, ma troveremo la traiettoria dei voli segnata tramite appunto dei disegni, ben venga, perché anche per gli allenamenti, per vedere come state volando, può essere utile. Unit settings, teniamo decimali, siamo in Italia, quindi metrico e Celsius. Il device name, no, pardon, LED settings, possiamo volare in discrete mode, non ve lo consiglio perché vuol dire che si spengono le luci e se stiamo volando di notte non è comodo e soprattutto non è legale volare senza la luce verde in notturna, ma teniamo il appunto la gestione del discrete mode spenta. Navigation beacon on e off è il la lampadina che però vi ho già detto che attiviamo e disattiviamo anche dal pulsante C3 dietro al dito medio della mano sinistra, quindi senza dover entrare in questo menu perché sarebbe difficile arrivarci. E poi abbiamo il device name e about con tutte le informazioni dell'applicazione, della batteria e via dicendo. Bene, abbiamo terminato anche questo un po' più lungo menu. Fine.